concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Dell'umanità bisognosa di cure e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, donaci la speranza dell'incontro beato dell'eternità. Maria Immacolata, testimone del dolore presso la croce, prega per noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Ci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta. E viva Maria!
preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi parte della redenzione eterna, a che ci per la pietà della tua grazia, e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza, per Cristo nostro Signore. A conclusione di questa celebrazione eucaristica, preghiamo insieme l'orazione scritta per questa trentesima giornata mondiale del malato. In questa preghiera che reciteremo insieme ai volontari dell'Unitas, insieme a tutta l'assemblea, vogliamo presentare a Maria la sua intercessione, le persone, i volti, le storie di tanti nostri fratelli e sorelle che vivono la malattia. Dopo la benedizione di questa Eucaristia offriremo il dono dell'incenso alla Madonna. E alle 20:15 avremo l'adorazione eucaristica, ci sarà la solenne esposizione di Gesù, l'Eucaristia, il Santo Rosario Eucaristico con le meditazioni di San Vincenzo e poi concluderemo con i Vespri la benedizione e il canto della Buonanotte a Maria. Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona, ricolmaci della tua misericordia. Sostieni sempre i medici, infermieri, sanitari, tutti i curanti. Signore Gesù, umiliato e crocifisso, custode dell'umana sofferenza, insegna.
sì bella, maronna mia. Vorria sapere chi è, chi l'ommo, chi l'ugenia che ha fatta così bella. Chi stuocchia che tiene in fronte brilla nel chiuro sole. Sta faccia così cara che sia guarda, te parla, te ride e te chiagna. Sì bella pure si stai rinda cappella, si stai in mezzo a chiesa. Ma la cosa più grande è quando te mettono in coppo carro e te portano in cammino per tutte vie e strade del paese mio. C'è sta una cosa bella in coppo mondo, ma tutte sti bellezze e rarità e potteni solo tu, mamma mia. Tutta bellezza ro sole, ro mare, ro cielo e da luna, e tiene solo tu, maronna mia. Sì, ti raccomando tutte sti guaglione portature, e quando te pregano, te chiamano, tu accogliela sotto manda, e pure a chi le stanno lontane, che te verano e te chiamano con mano a mano. Tutta sta fede e devozione che tengo per te, solo chi è tu resa può sapere. Tu volessi ricerà ancora tanta cosa, maronna mia, ma l'ordine cosa caterica, sia gioia o bene, pro cuore mio. Thank you.
Nel primo mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia eseguito il Santissimo Sacramento per ricordarci la sua passione e morte. Dice Gesù: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Dice San Vincenzo: quale dono maggiore ci poteva ricordare? Chi può capire quanto è grande è il dono che ci fa Gesù Cristo?
preghiamo. Guarda, oh Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Santa Immacolata.